Passiamo all'ambiente, ambiente in primo piano al Festival Anello Verde di Finalborgo, dove sono state premiate le eccellenze green. Giorgina Zapparoli. Liguria from the Sky di Nicola Bozzo si è aggiudicato un anello verde, premio assegnato dal neonato Festival dell'Ambiente, della Natura e della Green Smart Economy. A Finale Ligure due giorni per parlare con scienziati ed esperti dei grandi temi dell'ambiente e del futuro dei paesi dell'entroterra Ligure. Qui speriamo questa sera, ma anche con quello che si è tenuto in questi giorni qui a Finalborgo, di far uscire quello che è il verde che è presente in Liguria, non soltanto il verde dell'entroterra ovviamente, ma anche il blu del mare, tutte quelle che sono le eccellenze di natura e di ambiente. Il genovese Emanuele Biggi, naturalista, conduttore di Gheo, ha presentato la serata d'onore. 9 gli anelli verdi assegnati nel corso della manifestazione ideata da Tiziana Guarino. 9 premi alle eccellenze green, partiamo dai premi internazionali per arrivare a quelli nazionali, a quelli provinciali, a quelli regionali, a quelli locali, e abbiamo un premio alla carriera, un premio alla prevenzione. Per Finale Ligure l'investimento sul turismo outdoor e la valorizzazione dell'entroterra è stata una carta vincente. Premio per la migliore iniziativa green del territorio al Flow Festival. Finale Ligure for Nepal e l'Enduro World Series, la finale del Mondiale di Enduro in Mountain Bike. È una settimana, nel libro è Outdoor Week, l'acronimo di FLOW, che racchiude con il territorio come grande protagonista due eventi che sono già le eccellenze nel proprio anno. Sviluppo economico e tutela del territorio possono crescere insieme. L'esempio del finalese che, oltre al bellissimo mare, ha saputo valorizzare l'entroterra, ne è un esempio virtuoso.